Per quello che riguarda il governo nazionale, vi dico che ieri ho sentito il ministro dell'Ambiente, ho sentito i nostri capigruppo. La nostra attenzione nelle prossime ore è totalmente concentrata sul taglio delle tasse sulle bollette di luce e gas. Ho sentito il ministro, c'è un'IVA che sulle bollette pesa per 5 miliardi e quello dipende unicamente dal governo. Quindi mentre ci sono altre discussioni su Green Pass, sugli ussoli, qualcuno vuole riportare in discussione il DDL Zan, per noi la priorità di queste ore sono le bollette, ci stanno lavorando anche i nostri ministri. Il tema del nucleare non è un tema di domani mattina ovviamente, perché un riavvio di una ricerca sul nucleare, su cui l'Italia è all'avanguardia, porterebbe risultati fra alcuni anni. Io farei entrambe le cose, quindi tagliare le tasse oggi e riavviare una ricerca sul nucleare, visto che in Europa, ricordo, ci sono operative a oggi 128 centrali nucleari ovunque, in Francia, in Svizzera, in Svezia, in Danimarca, in Slovenia, ovunque. I paesi europei producono energia nucleare pulita e sicura di ultima generazione, l'Italia la importa e paga di più. La novità di oggi, diciamo, che lei ha aperto anche un'eventuale centrale a Milano, no? Una centrale ovunque, in Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori, faccio questo esempio. A Milano ci sono i valorizzatori che trasformano i rifiuti in energia pulita, in ricchezza e in calore. E quindi ci sono, ripeto, in Francia stamattina sono operative 56 centrali nucleari, 56, e noi compriamo l'elettricità dalla Francia che ci guadagna, e l'energia nucleare è quella più pulita e sicura, stando agli ultimi dati. Quindi perché no? Da milanese vorrei pagare la luce meno rispetto a quello che pago oggi. Ci sono stati però due referendum che l'hanno bocciata già questa volta. Stiamo parlando dell'85, siamo nel 2021. Perfetto, va bene. Riproponiamo agli italiani il fatto che noi stiamo andando in senso contrario rispetto a tutto il mondo. Cioè, dei paesi del G8 l'unico senza energia nucleare è l'Italia. E quindi o sbagliano tutti gli altri paesi europei del mondo o sbagliamo noi. Lanciate un nuovo referendum? No, un referendum una alla volta, stiamo raccogliendo ancora le firme per quelli sulla giustizia. Fammi fare una cosa alla volta, dai.